Buonasera a tutti. Dopo dei fantastici giorni in Abruzzo con la mia famiglia, torniamo con una video ricetta. Questa sera faremo un semplice risotto con rapa rossa, gorgonzola e speck croccante. Andiamo a vedere cosa serve. Prendete la rapa rossa e fate dei bocconcini. Poi la andiamo a condire con un po' di soia che ci darà la sapidità, del pepe nero e del sale affumicato o anche sale normale se non lo trovate. Aggiungiamo un goccio d'olio e andiamo a frullare tutto. La nostra rapa rossa è pronta, più naturale possibile, senza aggiunta di grassi. Qui ho preparato già del burro e del gorgonzola che ci servirà per mantecare il risotto e del parmigiano. Andiamo avanti, prendete lo speck, fatevelo affettare in maniera molto fina e andate a fare della julienne molto molto fina. Se non vi piace potete anche eliminarlo il grasso, io in questo caso lo lascerò. Qui abbiamo preparato la base per il brodo per il risotto. Qui sto scaldando l'olio e qui faremo il nostro prosciutto croccante. Che l'olio non sia molto molto forte. Se lo volete un po' più light, lo speck potete anche farlo tostare in padella, ma a me mi piace il contrasto e l'idea del sapore del fritto su questo piatto che è molto molto delicato. Una volta pronto, ben croccante, andatelo a far asciugare su un foglio di carta assorbente. Il nostro speck è pronto, iniziamo facendo il risotto. Ci andrebbe anche cipolla o scalogno, io in questo caso non lo userò. Quindi olio e riso e facciamolo tostare. Aggiungete un pizzico di sale. Per vedere se il riso è tostato per bene, occorre toccarlo con l'estremità delle dita e se scotta è pronto. Ci siamo. Andiamo a sfumare con del vino bianco. Evaporato per bene il vino, allunghiamo con il brodo e mandiamo in cottura il riso. Quando mancheranno solo 4 minuti alla cottura del riso, andate ad aggiungere due lamponi e li schiacciate. Li farete squagliare, serviranno a dare una spunta acida e poi aggiungiamo la nostra rapa rossa. Quando il nostro risotto è pronto, fuori dal fuoco, andremo ad aggiungere burro e il gorgonzola e lo facciamo squagliare. Dopo andremo a mettere il nostro parmigiano e lo faremo mantecare. Il nostro risotto è finalmente pronto. So che rimarrete stupiti dal trucco dei lamponi, lo rimasi anch'io quando il mio vecchio e caro chef me lo insegnò. Ma dà una spunta e un odore veramente saporito. Scusate la porzione che sarà non abbondantissima, ma mi occorrerà per una foto al piatto. Quindi andrò ad aggiungere il riso al centro del piatto. Ecco qua, vedete? Dopo qualche dadino di gorgonzola per il sapore e anche per un contrasto di colore. E al centro chiudiamo con dello speck croccante. E il nostro piatto è pronto. Risotto con la rapa rossa, speck croccante e gorgonzola. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima!